come capire i costi di una ristrutturazione. Su questa cosa, su questo argomento, molte persone mi scrivono perché tante volte viene detto che un immobile, per forza di cose, per fare un'operazione di trading immobiliare bisogna ristrutturarlo, quindi bisogna ristrutturarlo per dare valore e poi dopo, grazie a questo valore, si può vendere l'appartamento. Questa cosa effettivamente ha una parte di verità, nel senso che è vero che tu puoi dare sicuramente del valore a un appartamento facendo una ristrutturazione, sicuramente lo puoi far sembrare più bello e tutta una serie di cose, ma non è necessario per forza di cose. Cioè, ci sono molte operazioni che io faccio, per esempio, senza aver mai toccato l'appartamento. In realtà io faccio anche delle operazioni spesso anche senza aver visto l'immobile, quindi questa cosa, però ci vuole un po' di esperienza ovviamente per fare una cosa del genere, cioè ci arrivi con gli anni, cioè non ci arrivi dal oggi al domani. Ora, come posso fare per capire quanto mi costerà una ristrutturazione, soprattutto se sono all'inizio? Questa cosa in realtà erano una delle cose che mi spaventavano tra virgolette di più all'inizio, perché dicevo sì, ma come faccio effettivamente? Io vado a vedere questo appartamento, devo fare un conto economico, posso prevedere magari di prendere 100.000 euro per questo appartamento, so che devo spendere, faccio un esempio, 50.000 per comprarlo, sì, ho capito, ma se dopo sbaglio con la ristrutturazione come posso fare? Sicuramente in ogni città cambiano i prezzi, quindi questa è già una cosa da tenere a mente. Dopodiché dovresti anche capire che cambiano i prezzi anche in base all'impresa, in base all'artigiano, in base a come farai la ristrutturazione, perché un conto è avere una ristrutturazione chiave in mano, un conto invece è prendere tu il materiale, già cambia il prezzo. Per esempio, quello che posso consigliarti è, nel momento in cui tu hai le chiavi dell'appartamento o quantomeno ti accettano una proposta, piuttosto che, ti posso consigliare sicuramente la prima cosa di contattare molte imprese, contattare molti artigiani, probabilmente all'inizio ti servono le imprese. Tieni presente che io consiglio alla prima operazione quella che io chiamo lavata di faccia. Che cosa vuol dire? Vuol dire non ristrutturare veramente l'immobile, ma vuol dire tante volte dargli un'imbiancata, a volte posare un pavimento, a volte cambiare i sanitari, cioè senza fare delle grosse cose, magari mettere un pavimento sopra piuttosto che. Questo perché ti permette di andare in utile subito sulla tua prima operazione, dopodiché man mano impari il discorso di ristrutturare. È chiaro che prima o poi dovrai farlo, quindi potrebbe anche capitarti di doverla fare la ristrutturazione, perché magari in quella zona se non ristrutturi non vendi, quindi va capito prima questo punto con l'agente immobiliare. L'agente immobiliare ti dirà che cosa preferiscono le persone, come li vogliono, eccetera. Ti posso fare l'esempio di come ho sbagliato io alla prima operazione. Io mi ricordo le parole dell'agente immobiliare, che lui mi ha detto: William, ma sei sicuro che vuoi ristrutturarlo? E gli ho detto sì, perché se no poi dopo come faccio a venderlo, scusami, come aumento il valore? Quindi vedi le pirlate che ho fatto anch'io. E lui mi ha detto no, perché sai William, in realtà questa è una zona dove le persone vogliono spendere poco, quindi tante volte loro stessi si vogliono fare i lavoretti, e quindi se magari gli dai un'imbiancata già potrebbe anche andare bene. Io non l'ho ascoltato, ho detto no, è meglio dare valore, tutte queste cazzate qua. Ho speso un pacco di soldi nella ristrutturazione, poi ho messo pure l'home staging, ho messo l'arredamento, alla fine ho fatto fatica a venderlo. Quindi questi sono stati per esempio i miei errori, che sono quelli che io cerco di trasmettere alle persone. Perché? Perché possono imparare dalle cazzate che io stesso ho fatto in precedenza. Quindi tu chiama più imprese possibili, a quel punto le fai arrivare lì. Io facevo una cosa di questo tipo anche per metterle in competizione. Molto spesso chiamavo le imprese e gli davo un appuntamento a distanza di mezz'ora. Quindi dicevo, che ne so, faccio un esempio, 5 imprese, 6 imprese, più ne chiami meglio è, e faccio un appuntamento ogni mezz'ora. Perché? Perché così vado nell'appartamento, faccio dare un'occhiata, gli dico esattamente che cosa voglio. È importante che lui sappia che io lo faccio per investimento, è importante che lui sappia che l'appartamento dal punto di vista visivo deve essere accattivante, ma non devo spendere tanto perché altrimenti la mia operazione non sta in piedi. Quindi meglio ancora se tu chiedi a questa impresa se hai già lavorato con degli investitori. Perché? Perché almeno sanno come ragiona un investitore. Un investitore non ragiona mai sul fatto: ah sì, voglio quel colore lì perché è bello, cioè no, non gli interessa, nel senso che molte cose tante volte dipendono anche da un discorso di prezzo. Quindi se
io faccio una ristrutturazione che a occhio sembra uguale all'altra, ma in realtà con una spendo 10.000 euro in meno, per esempio, questo è tutto margine per la mia operazione, e questi 10.000 euro potrebbero fare la differenza sul stare in piedi su quell'operazione oppure no. Quindi tu glielo spieghi, gli spieghi tutto. La cosa che ti consiglio è andare da solo prima, quindi tu prendi le chiavi del tuo appartamento, vai da solo, ti prendi un'oretta, ti prendi 2 ore, ti porti qualcosa per scrivere, prendi gli appunti e guarda tutto, quindi guarda gli infissi, guarda il pavimento, guarda magari i sanitari, cioè tutte le cose che secondo te sono da sistemare, magari da verniciare, magari da dare un'occhiata da parte dell'impresa. Quindi a quel punto ti segni tutto e quando vai su gli spieghi tutte queste cose qua. Di solito loro sono molto veloci nel fare preventivi. Ecco, quindi questo è uno dei punti che devi capire fin da subito per scegliere l'impresa. Cioè, un'impresa che mi dice, vabbè, io ti mando il preventivo, per esempio, mi è capitato, ti mando il preventivo stasera, è diversa rispetto all'impresa che mi dice ti mando il preventivo tra una settimana, perché io non posso perdere tempo. Perché è importante anche dire alle imprese che, essendo io un investitore immobiliare, per me le tempistiche sono fondamentali. Quindi una cosa che non può succedere è che io prendo un appartamento, lo devo ristrutturare, faccio una ristrutturazione, quanto tempo ci vuole? 15 giorni? Non può durare 3 mesi una ristrutturazione, perché io lì rischio veramente di perdere soldi. E questa cosa la devi capire, non solo. Ti devi tutelare attraverso contratti e tutta una serie di cose, perché non mettendo anche delle penali molto pesanti, non può esistere che tu magari ci mettevi 10 giorni e poi ci metti 2 mesi. Cioè, questo è tutto tempo che tu perdi poi in fase di vendita. E prova a immaginare che cosa succede in un'operazione complessa come una cessione di compromesso, ma non solo. Cioè, effettivamente avere i soldi bloccati lì quando puoi vendere subito solo perché l'impresa magari si fa i cazzi suoi fondamentalmente, magari da un'altra parte, non è bello. Quindi guarda anche in quanto tempo ti fai preventivo. Quindi le porti lì, guardano tutto, ti fanno tutte un preventivo. A un certo punto che cosa succederà? Che tu devi mettere in comparazione quello che ti stanno dicendo le imprese. Sono 6 imprese, benissimo, quanto mi ha fatto questa impresa per questa ristrutturazione? 20.000, l'altra 18.000, l'altra 22.000, un'altra me ne fa 40.000 e un'altra me ne fa 5.000. Perché una mi ha fatto 40.000 e l'altra mi ha fatto 5.000? C'è il campanello d'allarme, perché magari una è troppo cara, magari non ho capito nemmeno, quindi quella sicuramente è da escludere. Magari l'altra bisogna stare attenti, perché mi ha fatto un prezzo così basso? Quindi devi anche chiedere che tipo di materiale utilizzeranno, quindi come lo faranno, perché questa è una cosa importante. Devi capire, come ho detto prima, se vuoi il chiavi in mano o meno, perché anche questa cosa è fondamentale. Cioè, se tu gli dici all'impresa tu mi devi fare tutto e questo prezzo è punto e basta, è un conto. Se invece tu gli dici guarda, facciamo così, e le piastrelle le vado a prendere io magari da Leroy Merlin, da Brickman, o prendo magari un laminato da Ikea, per dire, e le finestre magari le prendo io al Bricomen perché mi costano di meno. Cioè, è chiaro che lì hai effettivamente hai un risparmio. È altrettanto vero che se non lo sai fare potresti sbagliare nella scelta dei materiali. È altrettanto vero che ti farà perdere più tempo. Impari, sì, va bene, però devi valutare anche un po' queste cose qua. E dopodiché, una volta che ti avranno fatto il preventivo su questa cosa, io chiederei anche, scusami, mediamente per una ristrutturazione completa quanto mi costa lavorare con te al metro quadro? Questa è un'altra cosa che ti dà un vantaggio competitivo, perché se tu sai, per esempio, che in una determinata zona, attenzione che questa cosa è molto importante, la ristrutturazione si fa in base al tuo target di riferimento, cioè ogni ristrutturazione è diversa. Nella zona popolare si ristruttura in un modo, in una zona residenziale in un altro modo, in centro si ristruttura in un altro modo ancora. Meglio non ristrutturare in centro, perché tanto le persone lì spendono e vogliono rifarlo loro direttamente con il loro architetto, eccetera. Queste cose bisogna tenerle in mente, però quando tu sai, per esempio, che in una zona residenziale una ristrutturazione completa ti costerà 500 euro al metro quadro più IVA, per esempio, ecco, tu puoi potenzialmente andare anche a fare delle proposte, e nel momento in cui tu trovi magari un 50 metri, tu dici, vabbè, una ristrutturazione completa, ma lei che vada mi costerà questa cifra qua. E questa cosa, in fase di trattativa, cioè quantomeno per fare la proposta, puoi farla molto velocemente. È chiaro che all'inizio, ragazzi, non dovete farla veloce,
il discorso della proposta, dovete prima capire quanto vale realmente quell'immobile. Però io vi sto parlando anche a livello avanzato funziona così. Quando io faccio una proposta, io ho già in mente quanto posso spendere per quell'appartamento lì, quanto posso spendere al massimo, metto quella cifra e poi dopo so che posso giocarmela. Quindi magari mi dicono no a livello di proposta, fa niente, intanto vado avanti e dopo controproposta e via dicendo. Quindi questi sono i metodi per capire prima quanto ti costerà una ristrutturazione. Mi raccomando, è importante. Se ti è piaciuto questo video, puoi fare ditino in su e dare mi piace. Puoi commentare, così mi dici anche che cosa ne pensi, eccetera. Ti posso anche magari rispondere in un altro video. Puoi anche, se ti fa piacere, condividere questo video con altre persone. Quello che ti consiglio è di iscriverti al mio canale e di attivare anche la campanella, in maniera tale che ti arrivano poi le notifiche. Se vuoi ricevere inoltre 3 delle strategie che mi hanno permesso di diventare libero finanziariamente in poco più di 2 anni, trovi il link in descrizione.